Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Le strade della vita, che è anche l'ultimo che va in onda qui dallo studio nella versione quindi tradizionale, per quanto direi che in questo anno parlare di versione tradizionale non è esattamente aderente alla realtà. A causa del virus abbiamo trasmesso anche in modi diversi, abbiamo registrato in modo diverso, abbiamo raccolto i contributi delle persone che sono poi andate in onda in modo differente rispetto al solito. Quindi magari abbiamo anche imparato qualcosa che potremo utilizzare dopo, ma certamente non si può parlare di un anno tradizionale. Mi sembra bello e quasi non casuale che questo anno non tradizionale termini con la solennità di Sant'Antonino, che generalmente chiude anche un po' dal punto di vista liturgico e pastorale le solennità più importanti, per poi concederci la pausa estiva e ricominciare a settembre, con questo accento importante della consegna dell'Antonino d'Oro alla città e alla cittadinanza, riconoscimento che viene poi raccolto, è accaduto questa mattina, dalle mani del nostro sindaco e anche del presidente della nostra provincia, Patrizia Barbieri. Una ferita che difficilmente si potrà rimarginare, poiché causata innanzitutto dalla morte di oltre 1.000 persone, tra le quali anche sacerdoti della nostra diocesi, che improvvisamente sono state strappate all'affetto dei loro cari e alla vita della collettività. Dentro questa realtà così difficile, prosegue il comunicato dell'Antonino d'Oro e Oscura, vorremmo che la solennità di Sant'Antonino fosse ancora l'occasione per cogliere i segni di speranza che sono emersi in mezzo a noi e dai quali ripartire per ricostruire il tessuto lacerato della nostra città. E noi vogliamo lasciarci così con questa ultima puntata, per cui questo sarà il tema dominante, ma soprattutto la vita delle persone, l'ascolto delle testimonianze per ripartire senza dimenticare quello che è accaduto. E partiamo quindi con questo dialogo con il nostro sindaco, Patrizia Barbieri. Buonasera, signora Buonasera. sindaco, grazie per il tempo che ci dà, per averci ospitato qui nella sala giunta. È della scorsa settimana questa notizia del conferimento dell'Antonino d'Oro a tutta la città e a tutta la cittadinanza. È già accaduto che questo sia un momento bello perché da sempre il patrono unisce entrambe queste È realtà, no? vero. Quella della vita diocesana e quella della città, perché c'è questo continuum che poi direi che dura comunque sempre tutto l'anno, no? E mai come in questo tempo si è sentita questa necessità e questa forza che proveniva dall'Unione, no? E quindi lei, Esatto. a nome un po' di tutta la città e della cittadinanza, riceve questo premio, stima e gratitudine nei confronti di tutte quelle persone che in questi ultimi mesi si sono impegnate con generosità e coraggio a far fronte alla terribile pandemia che lei ha vissuto non soltanto in prima linea come amministratore, ma proprio sulla propria pelle. Sì, io devo dire che questo è un riconoscimento molto importante, penso, per tutta la cittadinanza, per tutto il territorio, perché questa è una situazione che è stata vissuta da tutti, chi l'ha sperimentato all'interno delle famiglie, chi invece si è dato tanto da fare come comunità per cercare di aiutare tutti. Voglio ricordare i medici, come voglio ricordare i volontari, ma come voglio ricordare anche tutte quelle persone anziane, sole, che comunque quotidianamente si sono confrontate con qualcosa che era più grande di loro, difficile da sopportare. E devo dire che questo riconoscimento ci fa sentire ancora più uniti, ancora più comunità. Il nostro patrono è sempre stato, diciamo così, sentito il momento della festa come un momento davvero di condivisione, di vicinanza, il significato profondamente religioso di questa nostra giornata del 4 di luglio. La comunità l'ha sempre vissuto davvero con grande emozione e partecipazione. Penso che quest'anno abbia un significato ancora più profondo. E la cittadinanza, quando ha saputo, quando ha avuto notizia di questo riconoscimento che è fatto a loro, a tutto il nostro territorio, a tutte le nostre persone, ha proprio compreso un significato profondo di questo riconoscimento. Di questo dobbiamo essere grati, proprio un gesto di attenzione nei confronti di tutti.
Credo che mai come in questo tempo, come in questi mesi di pandemia, la situazione che ha creato ha fatto in modo che la politica e l'amministrazione perdesse proprio il suo senso etimologico, no? La gestione della cosa pubblica, della casa di tutti, perché davvero qui o se ne usciva tutti insieme o non ne usciva nessuno, no? Quindi È è lo stesso vero. richiamo che ha fatto il nostro presidente Mattarella, ma lo stesso richiamo accorato del Papa sotto la pioggia da solo il 27 marzo in San Pietro, credo che sia un'altra immagine tra le tante che nessuno di noi dimenticherà, no? Questo vuol dire Assolutamente. siamo tutti sulla stessa barca, quindi forse davvero anche questo sentire che non si è più somma di individui ma comunità. Ma deve essere così, è stato così in quei mesi, ma deve essere così anche per il futuro, perché ci ha insegnato tanto nella disgrazia, ci ha insegnato davvero il valore della comunità, del condividere insieme quello che può essere un cammino che ci porta a lasciarci alle spalle quella che è stata la fase più dolorosa e ad affrontare quello che comunque è un futuro fatto di momenti difficili, perché noi sappiamo che questa situazione sta provocando e provocherà quelle che sono le nuove povertà. Dobbiamo farci trovare pronti, ma dobbiamo soprattutto essere molto disponibili all'ascolto del nostro territorio, all'ascolto delle persone che stanno attraversando dei momenti bui e che hanno delle forti preoccupazioni. Le preoccupazioni non sono solo quelle che sono legate al timore per la salute, che è il bene più prezioso in assoluto, ma il timore anche per il futuro lavorativo, per il futuro dei propri figli. Gli anziani temono per il loro futuro. Noi dobbiamo essere molto attenti. Quindi, a mio avviso, questo spirito che abbiamo sperimentato, questo spirito di lavorare insieme, di coesione, di lasciare da parte le polemiche, ma di concentrarci sulle soluzioni, deve essere quello che ci deve guidare, che deve anche nei prossimi mesi, nel prossimo futuro accompagnarci, perché solo così possiamo rafforzarci e superare quelle che sono delle prove sicuramente non facili. Lei ha usato il termine periodo buio, tempi bui ed è stato così, adesso usciamo anche se con le mascherine, con le precauzioni, c'è il sole, anche solo questo, no? Siamo stati invece chiusi in Certo. casa, veniva buio presto, sentivamo solo le sirene, era una colonna sonora costante, che Certo. sentivamo nelle orecchie forse quando neanche passavano, perché le sentivamo così spesso È che ci vero. sembrava di averle sempre nella testa. È In vero. quei momenti lì, che cosa ha provato? Cosa ha sentito dentro? Quali sono i sentimenti che l'hanno attraversato? Ma guardi, a parte un dolore costante, perché io pensavo sempre a chi c'era su quelle ambulanze, a chi era rimasto a casa, ai medici che dovevano affrontare la situazione, gli operatori, tutti coloro che erano coinvolti in questa situazione. E quindi non poteva che essere un momento di dolore, ma nel contempo anche la consapevolezza che non bisognava assolutamente mollare, non bisognava lasciarsi prendere dallo sconforto. E bisogna davvero avere la forforza di reagire positivamente con la consapevolezza che ci sono tanti ostacoli che dovremo superare insieme, ma ovviamente non si potevano cancellare davvero i volti di quelle persone che tristemente ci venivano comunicati tutti i giorni come persone che non avevamo più tra noi, i nostri parroci, gli amministratori, la gente comune, gli amici, insomma il dolore era tanto ed è ancora tanto perché è una ferita questa che non si rimarginerà mai, ecco, e quindi dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo passato, ma per trovare proprio la forza, il coraggio e la motivazione ad alzare la testa. E i piacentini devo dire che sono davvero persone coraggiose, persone che hanno vissuto questo momento con una grande dignità, una grande forza. E quindi l'impegno deve essere proprio per fare di tutto perché questi periodi cosiddetti bui finiscano quanto prima e quindi ci possano dare davvero un futuro migliore, come è giusto che sia. Lei, nonostante anche la malattia, non ha mai smesso né di lavorare né di incontrare, quantomeno virtualmente, i suoi collaboratori, di inviare messaggi alla cittadinanza quotidianamente. Come ha nutrito
questa energia, questa forza, dove ha tinto per non mollare, per tutti i giorni ripartire e portare avanti insieme a lei la comunità. Nella speranza, la speranza e soprattutto diciamo nella consapevolezza che questa è una prova che dovevamo vivere insieme, ma per arrivare ad una visione migliore anche di quella che è la nostra idea di comunità, un'esperienza che ci faceva comunque crescere e che meritava una attenzione particolare da parte di tutti. Noi amministratori non abbiamo mai smesso di condividere insieme ogni momento, perché dovevamo essere vicini alla comunità, era giusto che ci vedessero sempre pronti ad affrontare queste prove, che comunque erano prove, devo dire, che mutavano di ora in ora, nel senso che si apriva magari la giornata con alcune criticità e queste criticità aumentavano, mutavano, richiedevano delle nuove soluzioni. E ci sentivamo di doverlo fare, perché era nostro dovere ed è nostro dovere essere in prima linea proprio per cercare di fare in modo che la nostra comunità avesse la consapevolezza che tutti eravamo insieme, non che qualcuno stava cercando di non essere partecipe a ciò che ha messo davvero a dura prova un intero territorio. Quindi era da lì la forza e soprattutto anche la speranza che questa cosa finisse quanto prima e finisca quanto prima. Purtroppo noi sappiamo che siamo ancora in una fase che è una fase sicuramente migliore rispetto a quello che abbiamo trascorso nei mesi scorsi, ma dove non dobbiamo abbassare la guardia, e allora questo ci porta ad essere ancora più responsabili in questo periodo per evitare che ciò che è accaduto si possa ripetere con la drammaticità con cui l'abbiamo dovuta purtroppo vivere nei mesi scorsi. Situazioni estreme come quelle che abbiamo vissuto fanno anche emergere delle risorse magari inesplorate. Certo. Perché si rendono necessarie risorse, certo, inesplorate per uscirne. Lei ha scoperto di sé qualcosa che non pensava di avere, qualcosa ancora che non conosceva di sé? Ma guardi, io penso di avere scoperto molto anche negli altri, oltre che in me, al di là di quello che poteva essere, diciamo così, questo pensiero sempre rivolto a come aiutare, a come cercare di essere davvero fattivamente propositivi nel risolvere, ma io ho scoperto un senso di comunità che non avevo mai visto prima, che non avevo mai provato prima. Io devo dire che questi appuntamenti di lavoro costanti che avevamo durante la giornata, quindi non solo con i sindaci ma anche con il signor prefetto, che davvero ha continuato a coordinare quello che era un lavoro importante, ma con le forze dell'ordine, con gli operatori sanitari, con l'azienda sanitaria, cioè mi ha fatto davvero scoprire questo lato umano che andava ben oltre quella che era il dovere istituzionale di essere parte, no? di questa importante partita che si stava, diciamo, giocando sul nostro territorio. Io ho visto persone, ho apprezzato davvero tanto queste persone che hanno dato di più, tutto quello che potevano. E allora, per fare un esempio, se c'era una necessità che riguardava un territorio, se c'era una necessità che riguardava una situazione particolare, tutti si lavorava per quell'obiettivo, anche chi non aveva magari sul territorio quella criticità. C'era qualcuno di noi che aveva dei problemi in una casa di riposo, bene, allora dovevamo trovare la soluzione tutti per quella casa di riposo, no? Ed è stato proprio un modo di condividere quella che era la necessità di fare squadra e di essere vicini a tutti quelli che erano in maggiore difficoltà.
speriamo che tutto questo sia stato una scuola, una buona palestra da portare poi avanti. Beh, io mi auguro davvero che, io penso, sono anche convinta che chi l'ha vissuto e l'ha vissuto in prima linea, quindi i sanitari in primis, ma insomma tutti coloro che sono stati coinvolti non possono scordare questa esperienza, perché comunque ci ha fatto soffrire molto, ci ha recato davvero un profondo dolore, però ci ha fatto scoprire il valore dello stare insieme, del lavorare per gli altri, farlo con altruismo e mettendo sempre al primo posto chi ha più bisogno. Una lezione che speriamo davvero di non perdere nessuno, proprio anche i cittadini, insomma, proprio non soltanto gli amministratori, gli operatori, ma che veramente anche la cittadinanza continui a sentire questo spirito di comunità, no? A non percepirsi più come somma di individui, bravissima, ma come davvero impegnati, perché il bene comune automaticamente poi diventa il bene dei singoli, ma non è viceversa. Ed è quello che genera le risposte, perché il lavorare per il bene comune genera poi anche le risposte, altrimenti si rischia di concentrarsi su degli egoismi che non vanno bene. Sindaco, siamo in conclusione, le ho già sottratto abbastanza tempo. Proprio in occasione di questo premio, quando lei lo riceverà, che cosa chiederebbe oggi a se stessa, alla sua squadra e a noi, ai piacentini? Io chiedo di avere tanta forza e penso che la forza sia indispensabile. Penso anche però che i nostri cittadini abbiano necessità di ricevere anche un ringraziamento per la prova che sono stati in grado comunque di superare con tante difficoltà. E questo riconoscimento, a mio avviso, è un ringraziamento che deve essere dato a ciascuno di loro, ecco, da chi ha fatto la parte sanitaria, ma anche da chi ha avuto questi lutti che sta facendo fatica ad elaborare, perché mi rendo conto che c'è una situazione di dolore che ha necessità adesso di essere accompagnata. E sarà molto difficile anche, però va riconosciuto l'impegno e lo sforzo con cui tutti stanno cercando di alzare la testa. Penso però che noi dobbiamo trovare grandi motivazioni e soprattutto non ci venga davvero mai in meno quello che è l'impegno per la comunità. Noi amministratori, ma ogni singolo cittadino, deve sapere che non deve mai mollare e deve sempre soprattutto nutrire la speranza che tutto quello che viene fatto, anche se sembra poco, quel giorno fa parte invece di un percorso che ci porterà davvero a rafforzarci e a vivere serenamente il nostro futuro e il futuro dei nostri giovani, ai quali davvero dobbiamo dare una speranza, perché hanno sofferto tanto anche loro. Grazie. Grazie a voi. E dicevamo prima che tra gli oltre 1000 morti che il virus ha registrato nella nostra città e nella nostra provincia ci sono stati anche 6 sacerdoti, dei quali peraltro parleremo tra poco con Barbara Sartori, che ha curato un libro che ne traccia i profili. Tra questi c'era anche Don Paolo Camminati ed Elena Camminati, la sorella, è stata presente anche alla serata del 3 luglio di Notte si vedono le stelle, un confronto proprio, uno scambio di anime su questo tema. Chiaramente un'esperienza personale è delicata, sembra di essere un po' invadenti, è stato difficile anche per me incontrarla e soprattutto parlare di questo tema, ma abbiamo capito che forse davvero è importante per ripartire tutti insieme, per trovare una consolazione singola e collettiva e anche per dare un senso, una lettura con gli occhi della fede, che è anche un po' quello che ci proponiamo con i nostri appuntamenti settimanali. Il dialogo con Elena Camminati.
Siamo con Elena Camminati, grazie per essere con noi. Noi ci conosciamo da tanto e credo che forse nessuna delle due in questo momento vorrebbe essere qui, nel senso che si teme un po' che le parole possano sminuire, svilire o quantomeno non rendere, no, la profondità, l'abisso di quello che si è vissuto, però ho la sensazione, e adesso tu mi dirai se è così, che forse parlare in questo momento è magari un aiutare a leggere, a trovare un filo, un bandolo, nella confusione, nel dolore, nell'ammassarsi di sentimenti, pensieri, emozioni che tutti, tanti di noi hanno dentro per quello che è successo in questi mesi, per cui ecco, credo che forse sia questo il movente che può spingere a fare questa fatica. E anche per cercare di capire come, se la fede ha avuto una parte in questo tempo della tua vita, della vita che si è mossa intorno a te. Beh, allora diciamo che sì, nessuno dei due vorrebbe essere qua a parlare di questa cosa, perché vorremmo che questa cosa non fosse proprio successa. Forse non neanche Don Paolo vorrebbe tanto che parlassimo di lui, però certamente una cosa gli farebbe piacere ed è quella di, come dire, distillare dalle esperienze vissute l'essenziale e metterlo a frutto perché sia seme buono per il futuro, perché sia possibilità comunque di speranza e di crescita per il tempo che deve venire. Allora dico che, beh, per rispondere un po' alla tua domanda, la fede è venuta incontro. Io ho imparato invecchiando che non esiste la vita e la fede. Esiste questa cosa molto grande, preziosa e da onorare, che è la vita e che qualche volta si presenta però nelle sue forme più amare, più dolorose, più difficili, e per me e per noi, per tanti di noi, credo, questa esperienza che poi hanno vissuto tante famiglie del nostro territorio è stata proprio un'esperienza così di durezza, di sofferenza, di impotenza, di fatica, che ci ha portato, che mi ha portato inizialmente all'incredulità, a pensare che non era possibile che succedesse una cosa così tragica. Poi è subentrato il sentimento dell'affidarsi, convinti che ci se la poteva fare. Noi imploriamo il Signore per questa grazia e il Signore non ci può non ascoltare, e quindi un po' la, come dire, la superbia, la percezione di avere dei meriti. E poi però la sofferenza, quando va avanti per molto tempo, per molti giorni, per molte notti, diventa un po' insostenibile e intollerabile. Io ricordo che ci sono stati dei momenti in cui avrei voluto togliermela di dosso, questa sofferenza, appoggiarla da qualche parte, perché mi sembrava impossibile da reggere. E devo dire che mi sono anche molto arrabbiata, cioè arriva poi il momento in cui ti arrabbi molto e dici: però insomma, questa cosa, Signore, poi me la spiegherai, perché deve succedere questo. Una delle cose insopportabili è stata, come per tutti i familiari dei malati di Covid, è stata l'isolamento forzato, la lontananza imposta
per cui questa cosa non è digeribile ancora adesso. Io ho fatto questo pensiero anche molto, se volete, un po' forti del dire il Signore è morto sulla croce, ma ai piedi della croce c'era sua mamma e il suo amico più caro. A noi questa cosa non è stata data. E quindi c'è anche stata molta rabbia. Poi però appunto la dimensione della fede come interviene? Interviene nel senso di affidamento, appunto nel senso di dire anche a Gesù tutto questo è successo, perché Gesù come uomo ha vissuto tutto questo, ha imparato l'obbedienza nelle cose che patì. Era uno dei temi che Don Paolo meglio ci sapeva spezzare. E quindi dentro questa dimensione di accettazione che per lui, per la vita di ogni cristiano, deve diventare il consumarsi per amore, per gli altri, il non trattenere niente per sé. E quindi vivere la dimensione della fede anche in una dimensione molto orizzontale, di solidarietà, di condivisione, di cammino insieme, di costruzione della comunità e di comunione. Credo che una delle sue più grosse testimonianze sia proprio quella di non essere mai apparso come un direttore d'orchestra solitario, ma come qualcuno che faceva camminare tutti, come quando in montagna faceva camminare i ragazzi, sempre con il passo dei più lenti, di chi faceva più fatica, perché diceva se teniamo il passo dei più lenti arriviamo tutti. E prima di arrivare in vetta si fermava e faceva in modo di essere l'ultimo ad arrivare. Senti, una cosa che così nei giorni in cui appunto è successo tutto, si parlava di Paolo, no? Si leggeva e è stato chiesto anche così a te e ai tuoi figli di dire qualcosa e ricordo, non so chi di voi, che sottolineava questa frase di Paolo che diceva che la fede non toglie nulla all'esperienza umana e alla sofferenza umana. E naturalmente lui l'ha vissuta sulla sua pelle. E a me di tutto questo piaceva cogliere questo accento, questa importanza dell'umanità, perché ho la sensazione che tante volte così nei nostri percorsi di fede, nei nostri cammini, si tenda quasi a prescindere da quello, no? Si ammanta tutto sotto la fede, sotto lo spirito, ma Dio lavora con quello che ha e la sua materia prima siamo noi, quindi forse questo impegno, che è una responsabilità compiere la nostra umanità, quindi questa orizzontalità di cui tu parlavi, no? A volte ho paura che, soprattutto per chi fa parte di percorsi di chiesa, la deleghi in qualche modo, invece è quello strumento di contatto, di incontro con tutti, no? Come Sì, faceva Paolo, che incontrava tutti. credo che sia anche quello il messaggio grande che ci sta trasmettendo in questi anni Papa Francesco, no? Una dimensione di umanità piena, dentro cui la fede si esprime, non in maniera separata, in maniera, come dire, a parte, ma dentro la dimensione della vita vera, vissuta. E questo, per esempio, il gesto che il Papa ha avuto nei confronti della mia famiglia, credo che sia proprio anche in questo orizzonte, no? Di condivisione profonda, di un dolore grande che lui ha accolto, ha condiviso e ha cercato di accarezzare, perché la fede in Gesù Cristo, il Vangelo, questo narra. E questo ci dice, non altro, ecco. E probabilmente noi sì, ci sono stati tanti momenti, ci sono ancora anche adesso, in cui magari ce lo dimentichiamo, però la paghiamo anche molto nei termini di
irrilevanza e insignificanza nella vita della gente. Quando annunciamo una Chiesa che è un Vangelo che non parla alla vita. Quindi forse questo è anche, dopo questo tempo, no? Forse abbiamo ancora più responsabilità nel non perdere questa occasione per vivere ogni fase della vita per quello che è e in questo orizzonte anche, no? Come credi che dobbiamo uscire come singoli, come Chiesa, come comunità di persone da questa tragedia? No, io non lo so ancora. Non lo so ancora. Ci sono dei momenti in cui ho qualche chiarezza, degli altri momenti in cui sono ancora molto sopraffatta. Credo che una coordinata sia sicuramente quella del non considerarci, di non cantarci degli assoli, di non sentirci protagonisti isolati. E curando noi stessi, il nostro minimo campo, questa cosa secondo me alla fine ci porterà solo dei danni. Cioè questo esasperato individualismo di cui parlavamo, che riscontriamo, che sentivamo già molto in crescendo in questi ultimi tempi. Questa cosa credo che sia evidente, che non può reggere. Se tante vite si sono salvate è stato per il di più di solidarietà, di gratuità e di dedizione che alcuni di noi hanno dimostrato nei confronti di altri, e questa sicuramente è una lezione da portarci. E l'altra è che siamo tutti portatori di un pezzettino di percorso, ma siamo tutti sostituibili. Ognuno fa la sua parte meglio che può, più che può, ma poi lascia il testimone, ci saranno altri che vanno avanti. L'orizzonte della vita è ampio e c'è ancora tanto da fare. Ed ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Don Roberto Ponzini. La 14ª domenica del tempo ordinario si apre con il Vangelo di Matteo, che ci porta a comprendere quanto dopo un periodo di sofferenza il Signore Gesù riesce a benedire il Padre, tirando lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Nella vita di Gesù, come nella nostra vita, possiamo incontrare della sofferenza, degli ostacoli. Noi stessi veniamo da un periodo particolarissimo per la storia dell'umanità, un periodo che in alcune regioni, in alcune nazioni, in alcune località del mondo è ancora segnato dalla pandemia che ci ha sconvolto e che ci sta attraversando. E il Signore viene da un insuccesso, viene da un periodo di tribolazione e nonostante questo ha la forza di benedire il Signore, anzi
lo fa con maggior vigore, sottolineando in questo Vangelo il senso grande, il valore dell'umiltà. Ci dice: imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Imparare l'umiltà vuol dire metterci alla scuola del Vangelo, vuol dire riconoscere che i nostri insuccessi, le nostre delusioni, i nostri patimenti sono segni di crescita, segni di maturità. Così avviene nella fede. Ci sono dei momenti che attraversiamo, magari anche molto difficili, paludosi, che possono metterci addosso l'ansia, la paura, mentre invece il Signore mitiga tutto questo. Anche la sofferenza, anche la prova è superata dalla lode. Anzi, il Signore Gesù loda il Padre proprio per questo, perché gli ha saputo insegnare che è attraverso l'umiltà, è attraverso il mettersi a volte da parte, è attraverso il battersi il petto che si arriva alla vita eterna. E prendere un giogo, imparate da me che sono mite e umile di cuore, e prendete su di voi il mio giogo, perché è leggero e il peso è soave. Quando si è con il Signore è trasformato ogni cosa, anche i patimenti più grandi, anche la croce che abbiamo imparato a portare tutti i giorni diventa un punto diverso. Dobbiamo imparare a allontanare da noi gli ostacoli e a relativizzarli, a dar senso alla pienezza della croce che ci viene donata. Ma questo senso la croce lo trova nella dimensione dell'umiltà, nella dimensione della sequela a Cristo. Ecco allora che tutto il nostro orizzonte si apre, tutta la nostra vita si riconfigura. Dobbiamo, dopo un periodo come questo, avere la capacità di fare nuova sintesi, di riconfigurarci, di carpire, prendere tutto quello che c'è stato di buono. Il Signore Gesù dice: venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi. Prendere tutto quello che questo tempo ci ha lasciato di buono e trasformarlo, riconfigurarlo nella fede. E saranno piccoli tasselli, come l'ostrica perlifera che attraverso un dolore di un chicco di sabbia che si è introdotto all'interno di lei, elaborandolo, trasformandolo, lo trasforma in una perla preziosa. E così anche noi, ecco, questo tempo, questa difficoltà, questa delusione, questo patimento che abbiamo attraversato può diventare o una cosa da nascondere, da mettere via, oppure elaborata dalla fede, una pietra preziosa da conservare e da andare a vedere, perché ha segnato in noi un passo nuovo. È uscito da circa 2 settimane Compagni di viaggio, questo è il libro di cui stiamo parlando, ne parliamo con una delle autrici, Barbara Sartori, grazie per essere con noi, collega, amica, giornalista del Nuovo Giornale, tu hai curato una parte, adesso vediamo quale, di questo libro che, come si capisce, racconta la storia di 6 sacerdoti che sono stati appunto compagni di viaggio delle nostre comunità, della nostra diocesi e che hanno vissuto in prima persona il dramma del coronavirus, tanto appunto da rimetterci la vita. Penso che sia stato anche difficile
scrivere questo libro, no? Sì, io ho curato la parte dedicata a Don Paolo, Paolo Camminati, quindi è stata una sfida grande perché, ma penso per tutti, perché comunque ognuno di questi sacerdoti sono i fratelli Boselli, Mario Giovanni Boselli, Don Giuseppe Castelli che è stato pioniere delle missioni piacentine, Don Giorgio Bosini, un pilastro insomma della nostra chiesa ma anche della società piacentina per il suo impegno nella lotta alle dipendenze, Don Giovanni Cordani, parroco di Rivergara, educatore per tantissimi anni nel milanese e appunto Don Paolo Camminati. Credo, dicevo, per tutti noi autori è stata una sfida perché in poche pagine abbiamo cercato di descrivere con quali carismi, con quali stili questi sacerdoti hanno servito di fatto la nostra chiesa, la nostra gente, sono stati vicini alle persone e come dicevi tu, lo sono stati vicini proprio fino in fondo, condividendo anche questi mesi di malattia, come tutti, non hanno avuto il funerale, non hanno avuto la possibilità di essere assistiti dai propri cari, però restano anche adesso compagni di viaggio, perché tracciano una strada, un po' l'obiettivo che ciascuno di noi ha cercato di individuare nello scrivere le varie parti. Proprio vero, come dicevi, che al di là del fatto che ognuno è stato sicuramente importante per la sua comunità, per le persone che ha incontrato, ma anche davvero a livello della comunità tutta, no? Se pensiamo appunto alle missioni in Brasile, l'essere educatore, la strada che ha aperto poi Don Giorgio, perché noi lo ricordiamo per le dipendenze, ma fece nascere anche la Caritas a Certo. Piacenza, per cui come quando la storia del singolo diventa patrimonio veramente non solo di tutti, ma di un territorio, no? Perché anche passati noi saranno ancora patrimonio. Sì, questo sicuramente. Infatti anche nella sua introduzione il nostro vescovo lo sottolinea, come questi sacerdoti sono stati come dei mattoni, no? Di quella quotidiana presenza, prossimità della Chiesa che a volte non fa notizia, perché chissà, forse a nessuno sarebbe venuto in mente di dedicare un libro a questi sei preti, no? Se non avessero avuto questa storia. Ma non perché non sia importante, perché per loro era come per tutti i sacerdoti, no? Cioè vivere il ministero, vivere quel sì, che hanno detto il giorno dell'ordinazione, là dove il Signore li aveva messi e attenti alla realtà dove erano. Quindi anche la figura appunto di Don Paolo, che è una figura molto complessa per certi aspetti, perché è veramente una persona eclettica, dalla mente molto vivace, attento alla realtà, di grande cultura, a me ha fatto subito venire in mente quando Montale, in una sua famosa poesia, dice che tutte le immagini portano scritte più in là. Questo è un po' il titolo che ho dato io alla parte sul Camo. Perché lui sapeva stare dentro la realtà vedendoci un oltre un altro. È la stessa cosa che gli altri sacerdoti hanno fatto nei loro contesti, dal rettore del santuario appunto al missionario negli anni 60 in un Brasile ancora selvaggio. Allora, dicevamo che questo libro lo troviamo alla Berti, ma anche in tutte le realtà in cui appunto questi sacerdoti hanno prestato il loro servizio, quindi hanno dato un po' anche la loro vita. Chi ti piacerebbe che leggesse questo libro? Io credo soprattutto le persone che non li hanno conosciuti, perché, e i giovani, perché anche i sacerdoti più anziani, penso ai fratelli Boselli, hanno una storia dietro di famiglia, di incontri, di persone che possono essere una ricchezza per tutti, cioè allargano veramente gli orizzonti e ci fanno capire forse che cos'è la Chiesa, no? Attraverso la vita che parla. Quindi direi i giovani, ma anche chi non li ha conosciuti di persona. Questo potrebbe essere un po' la sfida anche di dire, leggo solo la parte, non so, sul Camo, su Don Bosini perché li conosco. No, anche gli altri hanno molto da dirci, secondo me. Grazie Barbara, allora buona lettura. La nostra puntata termina qua, io vi ringrazio per essere rimasti con noi, ma vi direi che grazie anche per averci accompagnato fino a qui, per averci seguito in tutti questi mesi, per aver seguito le dirette, per aver seguito il canale, per aver trovato davvero un collegamento costante. Ci siamo seguiti, ci siamo aiutati e sostenuti a vivere insieme questo tempo. Noi saremo come sempre presenti anche durante l'estate, semplicemente le nostre riprese saranno fatte all'aperto, anche per dare un po' un'idea finalmente dopo questi mesi di chiusura di poter ricominciare ad uscire, per cui io vi aspetto la settimana prossima e buona settimana.